guardiamo anche l'etimologia della parola. Successo, accadimento, è un participio passato di fatto, e quindi l'accadimento che cosa è? Non è altro che un risultato. È un risultato di pensieri, quindi il tuo stile di pensiero, emozioni, la qualità delle tue emozioni, come le sai padroneggiare, la tua capacità di governare gli aspetti emozionali, indipendentemente da quelli che sono i vissuti, ma come ti approcci alle vicissitudini stesse fa la differenza. E poi che visione hai e che azioni di conseguenza intraprendi. Quindi il successo di fatto è un risultato di una serie di componenti. Lo ripeto perché è molto importante: la qualità del nostro pensiero, i nostri aspetti emozionali, e qui c'è tutta la nostra storia emozionale che parte dalla nostra famiglia, ma ancora prima le memorie che ci portiamo, la nostra genetica, gli aspetti transgenerazionali. Ovviamente influenzano quelle che sono le nostre attitudini, si parla di inconscio, non è un qualcosa di razionalizzato. Ma magari anche te ti comporti o hai comunque un'esperienza come l'ha avuta un tuo avo, un tuo antenato. E stiamo replicando per l'evoluzione della specie determinati contenuti. Ma lo scopo è quello di guarirli, è quello di portare comunque un'espressione positiva a un qualcosa che magari non è stato processato, completato, concluso prima. Quindi l'aspetto emozionale diviene fondamentale. Quando qualcuno diceva l'uomo al centro, e mi è piaciuto molto questo, anche in un'attività intrisa di numeri, intrisa di razionalità, la comprensione che le tue emozioni e come tu ti senti fanno la differenza nel risultato, nell'approccio e ovviamente nell'espansione che tu puoi avere. Mi è piaciuto tantissimo, perché è l'approccio della nuova economia, dove se ci dimentichiamo quelle che sono le nostre radici, e naturalmente i lacci che ci portano ad essere connessi con l'esperienza, ci perdiamo di vista la bellezza dell'esperienza stessa. Quindi il successo è ritornare alla bellezza, è tornare alla libera espressione di ciò che profondamente sei venuto a fare in questa esperienza. E molte volte il successo viene mal interpretato o comunque è figlio di condizionamento. Allora si dice, sai, è un successo perché qualcuno ha qualcosa, quindi noi possiamo approcciare il successo secondo l'avere, quindi il possesso di cose o il raggiungimento di un risultato, di una tappa, ma sarà una richiesta infinita di fatto, quindi hai raggiunto una tappa ma non ti basta mai, quindi hai bisogno poi di aggiungere altri pezzi di esperienza per sentire una piccola percezione di felicità, di gioia, di realizzazione e di riconoscimento. Ma se capiamo, questo lascia il tempo che trova, e forse se siamo qui è perché non ci basta. Oppure qualcuno concepisce il successo come un'esperienza emozionale, cioè in base a quanto sono amato, stimato, riconosciuto e approvato. Quindi un secondo livello, un livello più emotivo, in cui ho successo se le persone mi riconoscono, mi amano, mi stimano, mi vedono per ciò che sono. Ma anche questo lascia comunque degli spazi, perché di fatto in quel momento tu ti riconosci profondamente o hai bisogno di tutti questi specchi, quindi persone, per poter recuperare la tua immagine interiore? È un'illusione, questa è un'illusione. Allora, noi che siamo qui, vogliamo qualcosa un po' di più profondo e accediamo a quella che è una logica di successo molto più appagante, in uno spazio di coscienza che tu sei, in cui le cose accadono prima che tu le veda materializzate. Quindi è portare lo spirito nell'impresa. Ogni impresa, ogni attività oggi che abbia una profonda connessione con l'anima, il cuore, e il potere personale sicuramente porta a quell'espressione massima che siamo e dunque a quell'appagamento dove a quel punto hai ancora bisogno di essere riconosciuto, stimato, amato, o ne è una naturale conseguenza? Ne è una naturale conseguenza. Quindi
Il punto d'arrivo di questo viaggio che affronteremo oggi è proprio questo: giungere al nucleo, a quel seme interiore di massima esperienza di successo, amore, passione, autoriconoscimento. È un luogo, uno spazio di coscienza in cui non c'è bisogno di sentire l'amore, perché sei quell'amore, sei quella passione, sei quella vita nella vita. Ed è chiaro che in quella vibrazione, poiché noi emaniamo delle frequenze e le vediamo materializzate nella nostra realtà, se la nostra frequenza giunge a questo livello, è naturale che tu ne vedrai attraverso il tuo film vita la qualità. Quindi dobbiamo tornare a questa essenzializzazione. Quindi non aggiungiamo qualcosa fuori, non rincorriamo qualcosa all'esterno, ma torniamo a un ascolto, torniamo dentro, perché il vero e profondo successo è già presente. Non è un qualcosa che si conquista fuori, è un qualcosa che si esprime nella sua massima potenzialità se trova lo spazio. Se trova lo spazio. Perché sapete quanto noi ci abbiamo costruito attorno a questo nucleo? Ci abbiamo costruito attraverso i condizionamenti familiari, le nostre attitudini, i nostri conflitti emozionali, i comportamenti che poi andiamo a reiterare, le sensazioni, le percezioni, come percepiamo gli eventi, fa la differenza. E quindi siamo qui proprio in realtà per togliere. È un po' come quell'opera d'arte che parte dalla materia grezza e via via viene definita nel togliere e nel riportare l'opera, dunque l'essenza. Ma questo lo facciamo attraverso una visione. Abbiamo una visione, costruiremo insieme una visione di chi sono, di come mi vedo. Perché fa la differenza il come mi vedo, capite? Perché se io provengo da una visione intrisa di mancanza, chiaramente sarà sempre un qualcosa che mi condiziona nel vedere, nell'osservare l'esperienza, nelle mie attitudini, nel mio non legittimarmi ed esprimermi totalmente, nel pensare che non c'è spazio per me, che magari il successo è relegato a un qualcosa di esterno, che magari qualcuno, il competitor, ha più successo di te, e cominciamo a osservare tutto quello che accade fuori. Ma questo dipende dal nostro condizionamento interno. Quindi togliere, non aggiungere, siamo qui per un viaggio verso la verità. Quindi il successo espresso dalla verità più profonda che siamo. Non c'è nulla di più appagante, perché la nostra realizzazione piena è ciò che ci porta la reale felicità così concepita, cioè ci riconosciamo, sentiamo, vibriamo quella verità e la portiamo in espressione in qualsiasi tipo di lavoro. Dalla colf all'imprenditore di una multinazionale, a un manager piuttosto che a un agente immobiliare, non c'è differenza. Quella è una forma con cui mi esprimo, ma il nucleo, la sostanza, è ciò che sono, è come vibro, è come mi vedo mentre sono in quell'azione. E questo fa accadere, quindi accadimento, il successo che tanto aneliamo. Quindi adesso vedremo la parte ovviamente genetica, partiremo dalla nostra storia per andare poi nell'esplorazione e nell'espansione di che cosa significa intrattenere e incarnare una managerialità evoluta e consapevole. Quindi la nostra riflessione è molto ampia oggi,